amici, chi si sente gonfio? Lo sapete, vero, che eliminare i liquidi in eccesso significa anche eliminare le tossine e i cataboliti vari? I cataboliti sono le tossine che non derivano dal cibo, ma dal metabolismo e dalle funzioni del corpo. Il gonfiore va contrastato non solo per un fattore estetico, ma anche per il funzionamento dei reni e degli organi che hanno la funzione di filtrare il sangue e l'organismo dalle tossine. Inoltre, l'eccesso di liquidi non va bene perché può squilibrare la pressione e la funzione del cuore. In questo video vi farò vedere 10 alimenti che possono aiutare a combattere il gonfiore e la ritenzione idrica a tavola, come piace a me. E guardatelo fino in fondo, perché alla fine ci sarà un regalino per voi. Ecco quali sono gli alimenti diuretici che funzionano meglio contro la ritenzione idrica. 1. Ananas. È il frutto diuretico per eccellenza, aiuta anche a migliorare la digestione ed è ricchissimo di vitamine e minerali. È pure lassativo, depurativo e detox, fantastico! 2. Anguria o cocomero. È ricca di acqua, ha quasi 0 calorie ed è molto ricca di vitamina A e di potassio. È diuretica e idratante. 3. Mele. Sono depurative perché contengono molta fibra e pectina e aiuta ad espellere l'eccesso di tossine facendole smaltire per via urinaria. E avendo un effetto chelante, aiutano anche ad eliminare i metalli pesanti e le tossine molto tossiche dal corpo. 4. Pere. Sono diuretiche, lassative, antinfiammatorie, ottime per pulire il sangue. Sono anche una ricca fonte di fibre e di vitamine. 5. Uva nera. Contiene antiossidanti, contrasta i radicali liberi e regola il colesterolo. Essendo diuretica, aiuta anche a tenere sotto controllo la pressione eliminando i liquidi di troppo. 6. Papaya. È un frutto esotico, contiene molta acqua, quindi tanti liquidi, ma anche tante vitamine come vitamina A, C, B1 e B2. È ricchissima di fibre e per questo amica dell'intestino. 7. Agrumi. Arance, limoni, mandarini, pompelmi sono ricchissimi di vitamina C, magnesio e potassio, quindi aiutano i reni a eliminare molto meglio i liquidi dal corpo. 8. Asparagi. Ricchi di fibre e anche potassio, acido folico e vitamina C. Che siano diuretici lo sanno un po' tutti, anche per il caratteristico odore inconfondibile. 9. Carciofi. Contrastano la ritenzione di liquidi e favoriscono la depurazione del fegato. Contengono anche ferro e aiutano chi soffre di anemia. E 10. Sedano. È ricco di sodio, depurativo e migliora anche la circolazione. Inoltre, con le sue fibre molto consistenti, favorisce il transito intestinale. Ma devo mangiare tutte queste cose ad ogni pasto? Ma no, come dico sempre, basta introdurre almeno 2 o 3 alimenti nell'arco della giornata, cercando di rispettare la stagionalità. L'importante è ricordarsi che non bisogna scegliere il cibo solo seguendo il proprio gusto o le offerte del supermercato, ma soprattutto per i nutrienti di cui il corpo ha bisogno anche in base alla stagione. Bene amici, oggi abbiamo visto che eliminare i liquidi è importante non solo per avere una figura più asciutta, ma anche per aiutare gli organi depurativi del corpo. E possiamo, anzi dobbiamo, aiutare la depurazione naturale con i 10 alimenti che vi ho fatto vedere. Se vi è piaciuto il video, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche. Quante cose da fare! Ed ecco il regalino di oggi, finalmente la checklist stampabile con tutti i consigli di oggi per averli sempre sotto mano. E in più il mio invito personale a iscrivervi al gruppo Trendy e Sani con Simona Vignali su Facebook. Così possiamo stare in contatto, condividere tante esperienze e io risponderò alle vostre domande personalmente. Vivi consapevole e vivi meglio! E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ma sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!